Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Erlas Games, siamo su Temtem e prima di cominciare un paio di cosette. Mi raccomando ragazzi, supportate questa serie perché è molto importante per il mio canale e soprattutto mi ci sto impegnando veramente tanto, infatti sto seguendo diciamo una linea per cui perdo più tempo dietro a Temtem, magari trascuro altre cose per riuscire ad allenarli in modo che anche per voi ci sia un po' più di divertimento, un po' più di interesse nel prodotto. Sono stato un paio di giorni ad allenarli per bene e comunque risulta abbastanza complicato il metodo di diciamo di evoluzione, cioè il metodo di crescita, perché comunque ci ritroviamo a avere Temtem dal 30 al 35 contro Temtem che sono al 25, quindi ci vuole veramente tanto tempo, ma lo sto dedicando volentieri in modo da darvi questa esperienza, un'esperienza migliore per il gioco. Oltre a questo volevo dirvi che mi raccomando, non perdete, venerdì sera esce il video, il mio diciamo angolo dell'horror, l'Orla Horror Show, dove ci sarà il suicidio di Rachel Foster. Lo continuiamo col secondo video, mi raccomando guardate perché è veramente interessante come gioco, è un gioco diciamo un thriller, non è proprio horror, però è veramente molto coinvolgente, molto interessante. E poi ultima cosa, mi raccomando, il 13 esce My Hero One Justice 2, esce, che sarebbe il gioco della serie, dell'anime e del manga di My Hero Academia, e non vedo l'ora di portarlo, quindi mi raccomando ragazzi, il 13 esce il gioco, il 13 sera esce il video alle 20, come al solito, e quindi vi voglio tantissimi e numerosi per questa serie qua, perché è un manga fantastico, un anime, un manga fantastico. Allora, concentriamoci adesso su i Temtem, dunque... Perché sono su Mr. Marmo? Perché voglio farvi vedere cosa c'è a fianco. Perché ho dedicato molto tempo all'allenamento e quindi... Ta-ta-da-dam! Abbiamo fatto evolvere Uchik, adesso si chiama Tental. E praticamente sembra un teenager. C'è un po' di barbetta, un po' di baffetti, insomma. È un po' così. Però è l'unico che sono riuscito a fare evolvere. Allora, Mr. Marmo sarà salito tipo di... 5 livelli giù di lì. Draconius anche di più. Sembra. Mi ricorda che livello era, ma adesso al 30. Anair di 8 livelli è salito. Tu hai di 4. Parak di 4. E Tental di poco rispetto agli altri. E, insomma, principalmente quelli che ho allenato di più sono Draconius e Mr. Marmo. Perché? Chiedete perché? Ho dovuto togliere altri che ho sempre portato, diciamo, tipo per esempio Dark Sea, non ce l'ho adesso perché qui siamo in una zona dove... Intanto vi faccio anche vedere la zona com'è. Noi siamo usciti da qua, che era la zona di, dello schianto. Questi sono i Baldios corrotti. E praticamente qui abbiamo la zona d'acqua, ma noi non abbiamo trovato la nostra tavola da surf, quindi nulla. E questa zona qui è abitata principalmente da Temtem o cristallo o veleno, e quindi contro i Temtem veleno ci vogliono i Temtem di fuoco o d'aria. Quindi allora questo qui non l'ho ancora catturato, quindi proviamo a catturarlo subito, dai. Foglia cristallizzante, raffica di vento, posto. Raffica di vento è devastante perché attacchi aria sono tantissima roba. Questo fungo qua c'ha un bel attacco perché non toglie tanto ma ti butta giù la difesa. Quindi cioè, se magari uno insiste con una strategia del genere può fare dei danni pesantucci. Guarda, incoraggiamo. Allora, si è tolto da solo la vita con l'ultimo attacco che ha fatto, quindi praticamente non ha nulla. Direi che con proprio niente di vita si può anche optare per una Temtem card normale. In teoria dovrebbe bastare. Eh no, che non deve bastare.
Quello riposa e... Porca vacca. Vabbè, niente, userò questa qua, dai. Tu aspetta, guarda te. C'è niente di vita. A posto, preso, peso musci. Allora, non gli ho dato nomi. Non gli ho dato nomi perché l'avevo già preso uno rinominato. Cioè, il primo Temtem che ho preso qua, quando l'ho visto ho detto, no, qua ne ho presi due subito, perché quando li ho visti ho detto, poi non vorrei che non li ritrovo. Qualcuno lo prendo con loro, cioè in video. Qualcuno me lo prendo subito perché, porca vacca. E ho preso appunto Skunk, che sarebbe l'evoluzione di Skyle. Ne ho già trovato evoluto a posto. Ho preso Zephyrus, ma il primo che ho trovato è stato Sampo. Quando l'ho visto ho detto, porca vacca, lo voglio. Si può vedere. Allora, lo faccio vedere dal direttamente dalla Tempedia. Molto figo. Molto figo. Ho chiamato Sampo perché... già, fatemi ringraziare Igor Sampo, che mi ha scritto, ha partecipato al concorso, voglio diventare un Temtem, e quindi è diventato un Temtem. Questo qui mi sa tipo di drago d'erba, è una figata. Mi piace un sacco. L'ho visto, ho detto vai. Ci sta un botto. Quell'altro l'uccellone di cristallo l'ho preso dopo perché ho detto boh, magari sono rari, sai mai che non lo ritrovi, invece no, a pieno, quindi niente. Adesso ce n'era ancora uno che volevo catturare qua in zona, che è strambo, molto strambo. Appena lo trovo lo vediamo. Eccolo qua, finalmente. Ci hanno messo un po' a trovarlo, devo dire la verità. E quindi, come lo buttiamo giù? Adesso facciamo un po' due prove, vediamo. Si è tolto la vita da solo, quindi magari, forse, lo catturiamo così. Tu aspetta, fai il bravo, vediamo un po'. E questo qua è strano forte, i Temtem, eh. E poi, niente, va bene. Quindi, lui prende respiro. Lo facciamo? Facciamo la foglia cristallizzata e tu aspetta. Erca vacca, niente, vabbè. Non è destino. Poi se mai lo recupero per conto mio, dai. Pazienza. Ma no, pazienza niente, ne abbiamo trovati due. Oh, uno sopravviverà, in teoria. Dunque, se usiamo la foglia qua di cristallo. E intanto fai questo, il braciere su di lui, che tanto è troppo forte il braciere. Fagli la foglia di cristallo. Ok. Perfetto. In teoria adesso Aner ci saluta. Ma tanto non è un problema adesso. Mettiamo Tental, dai, guardatevelo com'è. Carino, cioè, boh, non lo so. Piaceva più quell'altro. Però va bene lo stesso. Temp card su di lui, che c'ha meno vita. Rifammi il braciere su Blues. Non so come si chiama di preciso. Cioè, la pronuncia esatta non la so, però. Diciamo Blues. Preso? Preso. Oh, brutto come il peccato. Pelle tossica. Bene. Cose importanti questa, avere la pelle tossica oggigiorno. Sai mai. E lui lo finiamo serenamente. Benissimo. Quindi adesso possiamo andare avanti, che li abbiamo presi, mi pare, tutti quelli che ci sono in zona di particolari. Andiamo avanti, ci diamo accurato, andiamo avanti serenamente e continuiamo a esplorare. Passato questo primo, diciamo, boschetto dove c'è questo tizio qua, che è un bandito, che ci fa il primo agguato, andiamo da questa parte, qui c'è il secondo gruppo qua, che ci attaccavano in due. Quello lì è un vecchietto che ci consiglia di andare da quel tizio là che cercavamo. Ah, ma sei con lui.
cioè, vai da solo. E qui ci sono altri due tizi. Qua sotto c'è una situazione che non possiamo ancora scalare, cioè non possiamo ancora salire. Sarà da arrivare dall'altro lato, dove ci sono un bel po' di casse e non ci possiamo arrivare. Qui fondamentalmente non c'è nulla, c'è l'uccello quello di cristallo che ho già catturato. Qui si ritorna praticamente all'ingresso, all'inizio. Qui sicuramente ci sarà appunto l'uccello quello di cristallo, ma per ora lo skippiamo tanto. E andiamo avanti, qua non ci sono ancora passato, quindi saltiamo e vediamo dove ci porta la situazione. Questo è un altro delinquentone che c'è qua. Ah, questo qui dice, ho un metodo per trovare oggetti di valore di metallo. Lancio i cadaveri al Quetzal, che probabilmente sarà un Temtem Quetzal, e dopo pesco tutto quello che non si è disciolto. Guarda, te lo faccio vedere. Non so se Quetzal è un Temtem tipo leggendario o è il fiume. Questo lo scopre. Bello! Che robino è quello lì? Carinissimo. Porca vacca al 41. Porca vacca. Vabbè. Proviamo a vedere come va la situazione. Me lo sfonda subito. No? Però questo qui è veleno, quindi anche lui. Ah. E allora in teoria il fuoco dovrebbe fare effetto. Ci buttiamo dentro Tuai, che Tuai ce la sa. Cioè, con la raffica di piume dovrebbe essere abbastanza sciottante. Lui non gli fai niente. Suane, grande Anair. Anair è una soddisfazione incredibile qua in questo ambiente. Guarda qua che attacco, da paura che fa. La pioggia di meteoriti, che insomma, speravo meglio, ma colpo di catene, aspetta, colpo di catene, no, gli toglie troppo. Facciamo foglie cristallizzate e raffica di piume. Raffica di piume è terribile, è una bestia raffica di piume. Zio, abbiamo vinto. Beh, sarà un altro giorno, vedrai. Che bello. Hai fatto poco loco? Questa è un po' labirintica qua la situazione. Ma ci sono roba... Ah, qui c'è gente. Però la domanda è... Ah, si sale di lì, però bisogna fare tutto il giro, ok. Invece di qua si sale? Sembrerebbe... Ah, ma è chiuso qua. Ok, ma magari ci sono temtem particolari di qua. Vediamo un po'? No. Sempre i soliti. Questa parte di qua l'abbiamo fatta. E quindi direi di andare oltre. Passiamo di qua, tanto i temtem rivali sono sempre i soliti, quindi... Qui ce n'è due da affrontare, c'è questo qui col cappuccio e quell'altro di sotto. Va bene, facciamo. E buttiamo giù anche Babawa, quindi a posto così anche qua. Dai, su, avanti col prossimo. Seconda bandita che ci attacca con... Ullala! Ah, dobbiamo togliere immediatamente, proprio immediatamente. Vabbè, te intanto abbattimi questo. Cioè, abbattimi. Fai qualco... Mettiamo Mr. Marmo, che tanto quello... quello è veleno e niente, non ci fa niente a noi. Cioè, poco. Mentre guardato che è elettrico, su un sassone come lui, una testa di marmo, vedi, caci fa, nulla. Ah, vedi che il cristallo è efficace, buono a sapersi. Quindi tu continui col cristallo e tu mi fai il braciere sul fungone.
Che mi fai? Niente. Insiste, che ti insisti? Smettila, no? Con la pioggia di meteoriti risolviamo anche la situazione del fungo e quindi a posto così. Un po' sofferto, Anair, un pochino, però. Ha attaccato di brutta maniera, però Anair sta dando soddisfazioni. Regge, e come se regge Anair, grande così, grandissimo. Abbiamo ancora un balsamo, lo usiamo su di lui. Cioè, abbiamo ancora più di uno, però. Di qua, dove si va? Dove andiamo a finire da ste parti? Arca vacca, non l'ho mica visto sto qua. Ce n'ha uno solo? Ce n'ha solamente uno. Arca vacca. Ce n'ha solo uno, ma che uno che c'ha? Però in teoria, cioè, ora parte tutto, un po' toglie, però abbassa la difesa, quello che mi spaventa di più. Vabbè, cioè, va bene tutto, ma insomma, tanto non serve, però, priorità, no, sono tutti la solita. Guarda lì, tu hai recuperato tutto in sta zona. Da veramente peso morto che era qua, ha recuperato tutto. Grandissimo, tu hai. Qui, che questo qua sta girando così, ci sarà roba interessante. Vai, faccio compagnia. No, non c'era niente interessante, c'era il fungo. Vabbè. E c'è un sacco di gente, come mai? Cosa c'è da trovare da ste parti? Boh. Andremo da qualche parte? Cioè, sa di no. Non c'è niente qui. Cosa sono venuto a fare allora? Ah no, c'è una strada di qua. Dove si sbuca? A mare. Ma noi non abbiamo la tavola, quindi ci attacchiamo. Come si suol dire in gergo. Quindi niente, torniamo indietro. E buona. Passiamo di qua adesso. E la signorina è ferma. Niente. Qui c'è un altro bandito. Poi si scende a far cosa? Cosa vedo? Naolin ci manda una spia. Puoi dire al vecchio che hai giorni contati. Ah, quindi ci stiamo avvicinando a questa specie di eremita che vive da ste parti. Qui ci vorrebbe un temtem d'acqua e un elettrico, non c'è nessuno dei due. Ottimo. Grandissima cosa. E tu fai... Allora, contro questo qui ci vorrà acqua o terra. Quindi ci mettiamo Mr. Marmo, che non è il top perché non c'ha, non è full vita. E ci mettiamo viene da dire Uchik, ma non è Uchik, è Tental. Va bene, mettiamo Tental e vediamo la situazione come si evolve. Uno l'abbiamo buttato giù con Mr. Marmo, grandissimo. E... fai un attacco psichico. Ah, me lo butta giù perché è bruciato. Che palle. Bisognerebbe girare con 20 temtem, non con 6. E... vai, proviamo Draconius che gli bruciamo il culo a sto qua, dai. Facciamo l'uccello a diavolo.
E niente, si butta Saipat. Saipat che è di tipo lotta, quindi è debole contro lo psico, che non ce l'ho. Grande. E vabbè, Mister Marmo, ti devi sacrificare. Fammi un braccerone su di lui, braccerone sull'uccellone e poi vediamo. Tuo braccerone sull'uccellone è brutta da dire, però. Cioè, mi ha fatto un attacco di terra. Attacco di terra non fa niente, però. Dai, togliamo Mister Marmo e buttiamo dentro Tuai. E tu fai un colpo di mandibola. Sai mai che potrebbe essere utile. No, assolutamente no. Raffica piumata, raffica di piume, quello che è. Oh boh, Draconius, non so cosa fare. Mettiamo Aner, dai. Facciamo attacco di cristallo. Boh. Raffica di piume e foglia di cristallo. Arcavacca. Dai. E vai così, grande Aner. Aner ha svoltato. Sì, va bene. Poi ci diamo il fresco qua, a posto. Siamo fullati. Questo che dice? Ho già visto i tuoi occhi o cosa? Ah no, sei quel tizio, è uguale. Non so cosa vuol dire. In guardia bandita. Uff, sono troppo stanca. Comunque, perché dovrei combattere? Questo posto si occuperà di te. Io lo so. Già ho preso tutto quello che mi interessava dal tuo, insomma, dal tuo accampamento. Cosa fai qui? Non lo vedi? Sto riposando. È una lunga scalata per arrivare all'accampamento. E al capo non gli piace che usiamo. Ascolta, a te cosa ti interessa? Vai, vattene al infrabismo, che ancora non so cosa sia. Verme qualcosa. Va bene, gentilissima la signorina, qua la situazione si fa ancora più intricata. Ecco, le rovine amatista. Perfetto, quindi direi che ci possiamo anche salutare e vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di seguire questa serie, sostenerla, ma sostenere anche i Orla Horror Show, che sono tutti venerdì sera alle 8, dove in questo periodo stiamo facendo il suicidio di Rachel Foster. E mi raccomando, ragazzi, state in hype per il 13, che c'è My Hero One Justice 2. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao!